Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Carlotta e oggi volevo portarvi con me in una mia giornata. Oggi, non lo so, mi sono svegliata un po' nervosa, un po' in crisi mistica, spero che succeda anche a voi. Ho un po' di cosine da fare, poi volevo cominciare, non so se avete visto il mio ultimo vlog, che tra l'altro era ieri per me, dove ho comprato appunto questo quadernone per dipingere. Acquarelli, tempere, una tela, volevo provare un po' a tornare a dipingere, a rilassarmi, però prima il dovere e poi il piacere, quindi adesso in realtà devo andare a montare un video e tra l'altro, aspettate che prima volevo farvi vedere una cosa. Eccoci nel mio studio, vi ho portato qui perché ovviamente devo montare il video come vi dicevo, però volevo anche mostrarvi due anellini che mi sono stati omaggiati dal brand Serenity Jewels e mi ha anche dato un codice sconto per voi che vi lascio qua, non è affiliato, non ci guadagno niente. Praticamente sono degli anellini che io trovo super carini, come questo. Vedete che gira? Quindi, mentre monto i video, io di solito mi mangio le cuticole oppure giro il mio anello. Invece, con questo sono qui che monto i video e intanto, non so come, mi tengo impegnata, ecco, mi aiuta a concentrarmi e devo dire che non pensavo, già vi dico la verità, e invece è vero, quindi mi mangio molto meno le pellicine, che già passo avanti, non sto lì a tartassare i miei anelli, che poi non girano neanche così bene, e invece sto qui così e mi giro il mio anellino. So che sembra una cavolata, però invece secondo me rilassa tantissimo, aiuta a mantenere la concentrazione. Me ne hanno inviato anche un altro, però io preferisco questo col sole, che è questo qui. Sono fatti tutti in argento 925, quindi comunque non si rovinano. Però questo è solo a disco, invece questo qua che c'ha tutti i raggi del sole, non lo so, è più soddisfacente. Comunque adesso monto il video e ci vediamo tra pochissimo. Mi sono data una truccata fuori diluvio, ma adesso andiamo con questo patatone dalla nonna. Sei pronto? Andiamo dalla nonna? Ciao! Eccomi riapparsa, mi sono un po' truccata, sistemata, ho fatto anche un video outfit, quindi mi sono leggermente cambiata, anche se fuori continua a fare un freddo, piove, ma che palle! Comunque, nell'altro video vlog vi ho fatto vedere l'ordine, l'all the action, però non abbiamo aperto niente, quindi adesso vi mostro gli acquarelli, che secondo me sono meravigliosi, cioè, guardate, qui abbiamo il pennellino, dove possiamo mescolare tutto, che qua ci sono i loro spazi, e sotto ci sono i vari colori. È pazzesco, ve lo giuro, cioè mi mancava proprio. E poi sotto, cioè sotto, poi qui abbiamo invece le tempere. Io volevo fare una roba che ho visto su TikTok, quindi mettere dei punti di tempere e poi andare col pennello a setole un po' spesse, così questo è quello che usavo per l'argilla, si vede, a fare dei cerchi. Problema numero uno, pensavo di avere degli altri pennelli, non che fosse rimasto solo questo, quelli grossi dove cavolo sono? Quindi penso che proveremo a farlo con questo, però poi se viene male usciamo a comprare gli altri. Per forza, raga, per forza! Questi sono i fogli dove inizieremo a dipingere e vediamo che cosa ne esce. Non abbiamo nessuno dei colori che vorrei io, quindi vanno sicuramente creati e penso che li creeremo direttamente sul coperchio del coso. E vediamo un po'. Allora, io metterei una buona dose, anche se, cioè, secondo me in questa casa manca un po' di bordeaux, però ho fatto tutto su rosa, oro, così. Tra l'altro, ce l'abbiamo l'oro? No. Potrei fare una roba beige o una roba rosa. Non lo so, raga. Però questi colori, secondo me, sono i più belli. Questi, non so se a casa nostra ci stanno particolarmente bene. A parte, vabbè, il verde. Beh, forse anche il nero. Vabbè, a parte i blu. A parte i blu mi piace tutto. Quindi devo un attimo capire. Niente, raga, mi è già venuto il nervoso, adesso esco e prendo i pennelli giusti perché se poi non mi viene mi irrito ancora di più sapendo che forse potevo prendere i pennelli giusti. Quindi corriamo, tanto è a 3 minuti da casa. Anche questi mi ispiravano un sacco, però vorrei tipo questo rosa e poi un metallizzato che è questo qui dietro. Quindi avrei comprato i due. Compro solo il pennello.
un tavolo, sono uscita con un tavolino, raga, questo posto è il male. Eccomi rientrata a casa con due pennelli, perfetto, due geggi per il giardinaggio perché erano in offerta, che servivano, e un tavolino! Io non ho parole per me stessa. Io non penso minimamente che per 10 euro mi abbiano dato anche le brugole o quello che serve per montarlo, ma al massimo di là c'è la cassetta degli attrezzi di Walter, penso che ce la potremmo fare, quindi abbiamo la base. Non mi fa impazzire questo effetto legno, ma vabbè, al massimo ho una bomboletta oro, potrei pensarci, oppure ci mettiamo sopra un bel vassoio. E poi qui abbiamo le gambe. Cioè, raga, mi ha dato anche la brugolina. Cioè, questo negozio veramente mi rende super fiera. Comunque, questa è un'altra roba che a me rilassa, che è montare cose. Peccato che il mio ragazzo appunto monti mobili, e quindi ogni volta che compriamo qualcosa, alla fine la monta lui, che ci mette meno, lo fa meglio. Però a me piace. Adesso, vedete già, penso che per togliere questo... cartone non si facesse così, ecco, di qua invece non mi ha ingraziato. Siamo sopra, immagino che questo passerà da qua, e questo è il risultato finale. Secondo me è molto carino. Volevo fare il quadro rosa, ma non c'è il rosa, e dato che devo fare tipo dei puntini qua e poi unirli con il pennello, non proverò neanche a farlo, però proviamo ad utilizzare magari i primi tre, questi qua, e il bianco. Quindi andiamo a fare un po' dei puntini sparsi. Mamma, che emozione, ve lo giuro. Cioè, non so spiegare. Ci ho messo 10 ore, quindi non so quanto sarà effettivamente... è partita come una cosa mega rilassante, finita che sono dovuta uscire a cercare questo, a cercare quello, però vabbè, forse è un po' anche il senso di questa cosa. Facciamo dei puntini random, un po' come se stessimo andando a fare delle lentiggini. Grosso alla fine sto pennello, però va bene lo stesso. E sicuramente ho messo troppo poco colore. Però sapete che la cosa mi sciala. Devo mettere macchie di colore più grosse. Forse siamo ancora in tempo per rimediare, e forse farlo anche un pelo più veloce, perché se vedete ci sono un po' i puntini, quindi sicuramente sì. Adesso andiamo ad aggiungere, tra l'altro qua rimane un sacco di colore, mamma mia che spreco, qua ho preso un barattolo. Aggiungiamo forse un po' di questo qui. Ho sicuramente esagerato, niente, da che non ne ho messo a esagerare, è un attimo Carlotta, un attimo. Sicuramente il bianco, perché l'effetto più giusto è quello che c'era lì. Però vabbè, quindi praticamente si usa un barattolo alla volta di tempere per fare un quadro. Ecco perché li vendono a un prezzo caro. Ecco, l'unica striscia bella, io sono andata a coprirla, vabbè. Quindi riproviamo qui, vediamo che, ok. Dobbiamo riempire bene. Cambio programmi, adesso sto seguendo un po' l'istinto, così mi sto un po' divertendo, e sto facendo gli acquarelli, sto utilizzando gli acquarelli, perché boh, la tempera era... magari lo faccio da appendere sul quadro grande, ma non era rilassante, ecco, perché devi fare una passata unica. Invece qua con gli acquarelli, ti sciali, disegni, non
lo so, li trovo più rilassanti al momento. Poi l'effetto è molto bello, secondo me è un po' così, un po' sfumato. Non lo so. Voi dipingete, leggete, cosa fate per rilassarvi? O come hobby, ecco, non so, avete una vena creativa, invece preferite fare qualcosa più tipo i sudoku, che comunque a me piacciono moltissimo, o i cruciverba, cose così vi rilassano di più. Non lo so, io vi giuro, sono molto contenta di aver riaperto un po' questo capitolo della mia vita che avevo abbandonato, perché la verità è questa, e voglio vedere dove mi porta. È vero che prima non avevo neanche il tempo fisico per pensare di poter fare qualcosa del genere, invece adesso che ho un po' più di tempo, non lo so, voglia di nuovo di sperimentare, vorrei avere anche qualcosa in casa un po' di mio, di astratto. Quando ero più piccola disegnavo un po' più i fiori. I fiori li ho sempre disegnati tanto, ho fatto un quadro con i pappagalli, ho fatto tanti fiori che ha tenuto mio papà, ho fatto un po' di quadri. E poi quando i miei nonni, i miei parenti hanno iniziato a chiedermi quadri, io ho smesso completamente di farli perché li sentivo come un obbligo. Mi ricordo una volta ho fatto un quadro, aveva litigato per chi dovesse tenerlo e mi avevano tolto un po' il gusto di dipingere, perché mi sembrava che dovessi fare per forza qualcosa di meraviglioso, perché doveva prenderlo quello o quell'altro. Poi ho iniziato ad andare a scuola e al liceo artistico disegnavamo già tanto, quindi arrivavo a casa e non avevo più voglia e mi hanno tolto un po' questa cosa. Adesso sono felice di star ritrovando un po' il mio mood, spero un po' magari di rilassare anche voi guardando questo. Dopo, tra l'altro, stavo già pensando, andiamo a farci un bel bagno e rilassiamo, cioè e rendiamo questa giornata top. Allora, questo per me è un po' bocciato da rivalutare. Anche questo in realtà dovrebbe essere un mezzo tramonto, però mancava il rosa, cioè non avevo proprio il rosa. Oh Gesù santo, madonna. Vabbè, adesso pulisco. Comunque mi mancavano i rosa sia qua che qua e ha reso il tutto non lo so, però questo è molto più carino. Adesso vediamo quando si asciuga. Cioè tipo qui non starebbe neanche così male. La mia cena senza Walter è salmone affumicato, avocado e qua sto facendo i toast. Cioè questa ormai è la mia migliore amica della vita. Vi lascio magari il link giù. Ah, buonissimo. Come vi dicevo, volevo farmi un bel bagno, ma la verità è che questa è la condizione della mia cucina. Quindi mi sono messa un filmetto su Netflix. Ah, e questo è il tavolo. E adesso sistemo tutto, perché ho scoperto che un altro dei piaceri della vita è vedere tutto in ordine, ma io odio sistemare, però dai, mezz'oretta dedichiamola a questa cosa. È passata un po' più di mezz'ora, comunque la cucina adesso è pulita, tutta quanta, quelli devo buttarli, non c'ho voglia adesso. Ho fatto anche il centro tavola di Pasqua, che domani compro i tulipani. Qui c'è ancora un pacco di scin da sistemare con più cose giardino prese in questi giorni. Mensolina a posto. Qua è tutto da sistemare, i vestiti e tavolino. Come vi dicevo, in realtà è passata un po' più di mezz'ora, mezzanotte. Di solito vado a letto alle 10:30, quindi sono veramente cotta. E tra l'altro che vecchiaia, raga. Cioè una volta andavo a letto all'una, alle 2, adesso alle 10:30. Domani mi sveglio anche presto che mi devo allenare. Comunque vi ringrazio davvero tanto se siete arrivate fino a questo punto del video. Io volevo cogliere l'occasione ancora una volta per ricordarvi il codice sconto degli anellini, perché lo so, ce l'ho solo tutto il giorno, continuo a giocarci, quindi sono molto stressata probabilmente. No, beh, è un periodo di forte stress. Non pensavo che aprire una partita IVA mi desse così tanta ansia, e poi non posso aprire una forfettaria, quindi vabbè, queste sono cose che magari vi spiegherò più avanti. L'ansia del lavoro, l'ansia dei soldi, mamma che odio, vi giuro. Io sono una che ha sempre lavorato e non lo so, non avere uno stipendio fisso ma dover cercare sempre lavoro mi mette un po' in crisi. Devo iniziare a entrare un pochino di più nell'ottica, stare un po' più serena. Comunque io dalla mia ho sempre Walter, che è una grandissima spalla.
cioè mi supporta in tutto, io lo ringrazio infinitamente. Spero che tutti voi abbiate una spalla, io, Walter e mio papà. E niente, adesso vado a struccarmi, vado a morire nel letto, che sono veramente stanca. Vi ringrazio tanto per chi vi ha visto questo video, perché è un po' diverso dal solito, un po' più... avete visto un po' più la vera me, forse. E niente, adesso vado a dormire e vi ringrazio ancora tanto. Comunque ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!